Question Time di oggi con Paolo Gianlorenzo, che è sempre più alla ribalta sulle cronache cittadine per le sue inchieste e tutto quello che esce sul sito Etruria News e anche le notizie abbiamo dato noi come 0766 News. Ma la cosa del giorno per cui l'abbiamo chiamato è per quell'accusa abbastanza strana e soprattutto infondata sul problema dell'informativa della Guardia di Finanza e con quello che sta succedendo all'interno del porto e tutta la sua situazione. Quindi, detto questo, passo la parola a te per spiegarci quello che poi succederà dopo questa notizia che è uscita sulla cronaca di Civitavecchia. Allora, praticamente il collega Stefano Pettinari del Messaggero ha pubblicato ieri mattina un articolo dove definisce l'informativa da me pubblicata sulla mafia capitale, il filone che riguarda ovviamente Civitavecchia, ha definito la notizia infondata, anzi il verbale praticamente falso. E non solo falso, ma hanno messo con all'interno le intercettazioni, diciamo, originali di quello che si sarebbero detti amministratori, dirigenti dei vari comuni coinvolti che vanno dalla Dispoli a Santa Marinella Tolfa e anche Civitavecchia. Beh, Stefano Pettinari si smentisce all'interno dell'articolo, ma lo smentisco ufficialmente io perché ha scritto lui un articolo completamente falso. Perché a poche ore di distanza dalla pubblicazione di questo articolo, il sottoscritto ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza, ovviamente, ed aspettavo perché era ovvio che a seguito di una notizia così importante ci fosse una reazione. Sono venuti per verificare, o per cercare documenti o altri documenti che riguardassero la vicenda. Nel decreto di perquisizione che potete vedere in originale pubblicato sul mio sito su Etruria News è riportato l'oggetto di quella visita che poi ha prodotto anche il sequestro di computer, hard disk e quant'altro. Quindi adesso chiederò gentilmente al collega se mi farà usare un computer visto che non ne ho più a disposizione, sono tutti dalla finanza. E, come dicevo, la notizia è vera, è fondata. E vi posso anticipare che ci saranno delle novità clamorose tra qualche giorno. Ci saranno notizie che sconvolgeranno finalmente la tranquillità di Civitavecchia e riporteranno la legalità, cosa che manca da tantissimo tempo. Certo, quindi diciamo che poi il firmatario, diciamo, dell'accusa dell'articolo Pettinari comunque ha delle collaborazioni più o meno alla luce del sole con i poteri forti del porto e altre situazioni, per cui diciamo, questa sua uscita, così come alcune reportage dati da persone che poi abbiamo trovato nell'elenco dei RUP, del porto a 50.000 euro a situazione, credo che poi lasciano il tempo che trovano. Quindi ben Sì. venga che si sia finalmente tolto il coperchio alla pentola e adesso vediamo poi qual è il bollito che esce fuori. Se posso aggiungere una cosa molto Senz'altro. brevemente, vorrei dire che non c'è possibilità di avere un'informazione libera in questa città quando i giornalisti di grido o di punta sono sul libro paga di qualcuno o di qualcosa, di qualche azienda o di qualche ente molto importante. Certo, quindi allora, attendendo queste notizie, Sviluppi. questi sviluppi rispetto a questa storia che diciamo cercano con questo articolo di Pettinari di sviare dal problema principale, cioè quello di mafia capitale che è arrivata anche da queste parti, e quindi è chiaro che staremo a vedere, noi saremo sempre lì sul pezzo, come si dice, per raccontarlo liberamente. Grazie e buonasera.